Dopo, diciamo così, alcuni anni di accordi e di investimenti, oggi possiamo cominciare a fare anche dei bilanci. E quindi il fatto di aver aumentato in misura molto rilevante le risorse a disposizione dei mezzi pubblici, penso ai 62 milioni messi sul piatto per il triennio 2008-2010, penso ai 400 milioni di investimento che sono in corso e si stanno firmando i contratti che riguardano l'acquisto di treni nuovi e l'estendimento di reti ferroviarie, di elettrificazione, di risoluzione di snodi e così via. Penso ai 20.000 veicoli che sono passati da benzina a metano e GPL per arrivare poi a 30.000 nel corso del 2010, l'aver svecchiato il 43% del parco autobus circolante in Emilia-Romagna. Penso all'ultimo bando che è in corso per acquistare biciclette da mettere a disposizione delle amministrazioni comunali con un sistema di noleggio unificato a livello regionale in modo tale che possa essere poi integrato nel biglietto elettronico che i cittadini utilizzeranno per prendere l'autobus e il treno. Da quest'anno vorremmo aprire anche il nuovo capitolo molto più concreto, quindi passare dalla teoria alla pratica per tutto ciò che riguarda il comparto dell'elettrico, sia la rete di approvvigionamento per la mobilità elettrica, sia ovviamente per ciò che riguarda i mezzi elettrici a disposizione dei territori.